Buongiorno a tutti, siamo qui con Paolo Armando, uomo partita in giovanile Centallo Prodonello 3-0. Ti chiedo che match è stato intenso fin dall'inizio, poi siete riusciti a metterlo in cassaforte. Sì, siamo riusciti a fare, secondo me, un ottimo primo tempo. Siamo andati in vantaggio subito, poi a fine primo tempo abbiamo fatto il secondo gol. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, soprattutto su loro giocatori importanti come capitano, e poi davanti siamo riusciti a sbloccarla e a mettere la partita alla nostra parte. Questo Centallo sta facendo molto bene in questo inizio di campionato. Ti chiedo qual è la formula segreta che avete. Ma diciamo che finora sta andando bene. Abbiamo avuto due passi falsi, poi ci siamo subito ripresi. Ci stanno dando una mano i nuovi arrivati, si sono integrati subito bene, stiamo diventando squadra e dobbiamo continuare su questo, a fare il nostro percorso di crescita. È un periodo positivo il 3-0 al Pinerolo, poi il 3-0 oggi. Ti chiedo come sta andando anche in settimana con la preparazione e come ti trovi poi con i tuoi compagni anche negli allenamenti. Certo. Sicuramente quando vinci 3-0 e quando vinci in generale, quella settimana ti prepari meglio, riesci a dare di più, a essere più sereno. Le due settimane che abbiamo perso due partite di fila sono state dure, abbiamo buttato giù il boccone amaro e ci siamo ripresi con queste due grandi vittorie. Certo, e adesso cosa vi aspetta verso la Caraschese e che settimana sarà? Dobbiamo prepararla sempre bene, abbiamo gente intorno a noi che va a vedere le partite, quindi ci può dare qualche indicazione sulla Caraschese. Noi spetta solo allenarci bene e arrivare pronti domenica. Invece ti ho visto in campo più volte sia sulla fascia sia al centro, una sorta di giocatore duttile per l'attacco. Ti chiedo come ti trovi di più, dove, se hai un posto preferito. Sì, io mi trovo bene in fascia, poi ogni tanto il mister ci chiede anche di interscarbiarci per non dar punti di riferimento. Ci stiamo trovando bene davanti con Poppa, con Muscia, con Atomei, Monge, chi gioca. Comunque abbiamo l'intesa e stiamo cercando di creare sempre di più quell'amalgama che serve per far bene.